Buonasera, interrompiamo le trasmissioni per trasmettere una puntata speciale del TG Tangra. Buongiorno cari TG spettatori, dopo tanto tempo di assenza siamo ritornati con una nuova interessantissima puntata del nostro TG Tangram. Ma a dire cosa? Ma scusa, dove vivi? Dove sei stato tutto questo tempo? A scuola o sulle nuvole? No, io ero qua, ma stiamo scherzando, è solo che mi sono distratto un attimino. Spiegami tu di cosa dobbiamo parlare. Taci, ascolta, siamo qui per svelare un grande mistero del passato. Un mistero? Sì, un grande mistero. L'Istituto Balneare Archeologia della Marina, IBAM, sta svolgendo delle indagini per scoprire il mistero che si cela dietro all'affondamento di una nave romana trovata presso l'isola di Cabrera, davanti alle coste spagnole. Gli archeologi subacquei hanno scoperto tra le 1000-2000 anfore praticamente intatte. Già, pare che la nave sia fondata intorno a 200 d.C., nel periodo di massima espansione dell'impero romano. Per conoscere meglio i fatti, siamo lieti di annunciarvi che avremo in esclusiva alcuni ospiti illustri. Benvenuto, professor D'Ambrosi. Sappiamo che lei è un famoso archeologo. Ci può parlare di Roma nel secondo secolo d.C.? Grazie a voi per l'invito. Roma, nel secondo secolo d.C., era il suo massimo splendore. L'impero era governato da Marco Aurelio Antonino, detto Caracalla. Questo imperatore completò la costruzione delle terme già iniziate dal padre Severo e che da lui presero il nome. Le terme di Caracalla erano un edificio grandioso ed elegante, di grande estensione, circondato da un recinto, con un giardino e un corpo centrale che conteneva gli spogliatoi, le sale da bagno e le palestre. A Roma le terme facevano parte dei servizi che garantivano la salute dei cittadini. Alle terme i cittadini potevano lavarsi, rilassarsi, curarsi con l'acqua calda nel calidarium, tiepida nel tiepidarium e fredda nel frigidarium, con massaggi a vapori. Le terme erano anche un luogo di incontro per discutere di politica e di affari. Sappiamo che Roma si era molto ingrandita in quel periodo. È vero, la città si era ingrandita a dismisura. Era stata abbellita con templi, terme, teatri e anfiteatri. Era la città più bella e importante del Mediterraneo, centro della vita politica ed economica del tempo. Governava le province che facevano capo all'impero. Nel primo e secondo secolo d.C. furono annessi nuovi territori come la Britannia, la Dacia e le zone del vicino Oriente. L'economia riprese vigore e una grande quantità di merci circolava via terra e via mare per giungere a Roma, dalle varie parti dell'impero. La lingua comune, il latino, e la moneta unica facilitarono i contatti culturali e gli scambi commerciali. Roma richiamava un'infinità di persone che, per motivi diversi, vi si recavano, assistendo anche agli spettacoli dei gladiatori che si tenevano nel grande Colosseo che poteva ospitare fino a 50.000 spettatori. Un gran viavai di gente! Come riusciva la città a ospitare tutti? Roma aveva abitazioni suddivise in domus, che di solito appartenevano ai ricchi e ai nobili patrizi. Erano dotate di vari spazi, come la cucina, le stanze da letto, il giardino chiamato peristilium, un atrio con l'impluvium, lo studio e la stanza da pranzo. E le insule, caseggiati alti fino a 7 piani, composte da piccoli appartamenti e abitati generalmente dalla plebe. Al piano terra si trovavano le taverne e le botteghe degli artigiani e commercianti. Al primo piano gli appartamenti dei mercanti e più in alto le piccole abitazioni della plebe, non dotate di servizi. Nelle taverne si vendevano anche cibi cotti. In questi locali aperti verso la strada era possibile acquistare del cibo, consumandolo sul posto o portandoselo via. Venivano offerte frittelle, carne arrostita e salsiccia o un panino, pane sperna, pane e prosciutto. Insomma, un fast food di quasi 2000 anni fa. E io che pensavo che fosse un'invenzione moderna. Ganzi questi romani, sapevano proprio godersi la vita. Altro che la mensa della scuola. Calmi, a noi interessa sapere qualcosa di questa nave affondata e per capirne di più è con noi il professor Rodriguez, uno degli archeologi marini che hanno partecipato alla spedizione. La nave pare abbia subito un incidente presso l'isola di Cabrera, davanti alle coste della Spagna. È lunga 20 metri e conserva circa 2000 vasi in creta, la maggior parte di un metro di dimensione, provenienti dal Nord Africa. Il resto è costituito da piccoli contenitori dal sud del Portogallo.
Si pensa che la nave fosse partita dalle coste dell'Africa. Avesse fatto tappa al sud della Spagna, dove ha caricato le anfore contenenti il garum e provenienti via terra del Portogallo, e fosse ripartita alla volta di Roma. In quel tempo si navigava seguendo le coste, fermandosi spesso presso le isole porti. I percorsi via mare si facevano di giorno percorrendo brevi tratti di mare. Probabilmente la nave ha avuto un incidente oppure è stata attaccata dai pirati che sovente scorazzavano su quei mari alla ricerca delle navi onerarie e delle merci che trasportavano. Le navi che? One che? Le navi onerarie. C'erano molti tipi di navi. Le onerarie trasportavano merci di vario tipo, generi alimentari, frutta, olio, vino, garum. Il tutto in anfore ampliate, nelle stive a formare diversi piani. Il vasellame da cucina e da mensa costituiva il carico supplementare e vi facevano parte spesso anche suppellettili di lusso e opere d'arte. Queste ultime erano avvolte in imballaggi di paglia o tessuti pesanti per attuire i colpi ed evitare danneggiamenti. I contenitori per il vino erano chiamati d'olia, grandi vasi di terracotta capaci di contenere fino a 3.000 litri di vino. C'erano poi le frumentarie che trasportavano il grano egiziano fino a Roma e le lapidarie che portavano marmi lavorati. Le bestiarie poi erano navi che trasportavano gli animali per i giochi del circo. Ma c'era un grande traffico di navi e merci nel Mediterraneo? Certamente, dalla Grecia e dalla Spagna proveniva il vino e l'olio, dall'India giungevano le spezie e l'incenso. Il garum proveniva da varie zone del Mediterraneo e il grano dall'Egitto. Si stima che le navi trasportassero grandi quantità di merci, arrivando a un peso circa 600 tonnellate di anfore, disposte anche su 5-6 strati. Per mantenere la stabilità delle navi era presente la zavorra. Per questo scopo, oltre alla sabbia, si usavano pure i legumi. Molto bene, professor Rodriguez. Ma lei ha parlato del garum. Che cos'è? Per spiegare di cosa si tratta, vi prego di ascoltare questa storia che la mia amica Cornelia vi racconterà. Avevo illustri dinari. Dinari che? Ma che lingua parlano sti romani? Significa giornalisti latino, persone in cui il lavoro consiste nel riferire notizie. Smetti di fare domande stupide, ci vuoi proprio far apparire impreparati. Ma il latino è una lingua morta, sepolta, a che ci serve? Oh, insomma, finiscila. Ave a lei, illustre Cornelia, siamo felici di averla tra noi. Ci racconti. Stavo organizzando il compleanno di mia figlia Tiberia, pronipote del nostro imperatore Caracalla. Alla festa avrebbero partecipato numerosi patrizi, rappresentanti delle più nobili famiglie romane, oltre al nostro benamato imperatore. Per me, matrona della casa, era un grosso impegno che mio marito, il pater familias, mi aveva affidato. Doveva essere tutto perfetto. Una festa! Evviva! Possiamo venire anche noi? Non era possibile. Le feste dell'antica Roma seguivano regole ben precise. Potevano parteciparvi solo nobili patrizi invitati. Indossavano la vestis, una veste di lino colorato e leggero, fresca piuttosto ampia per garantire la libertà di movimento. Ai piedi si calzavano le solae, sandali riservati all'uso domestico, costituiti da una suola flessibile e confortevole e da sottili strisce di pelle da intrecciare sul dorso del piede e legate alla caviglia. Era uso comune lavarsi le mani prima del pasto e spesso uno schiavo era solito detergere con l'acqua profumata i piedi degli occhi. Benvenuta, professoressa Buonamaniere. Sappiamo che lei è un'esperta di Galateo. Continui pure. A Roma si mangiava sdraiati, poggiandosi al gomito sinistro e pulicando il cibo con la mano destra, una posizione che consentiva di ingerire una quantità maggiore di cibo e consentiva agli ospiti sazi di sonnecchiare tra una portata e l'altra. Proprio come faccio io quando mi riempio in mensa. Shhh, fai silenzio! I cibi arrivavano tagliati in piccoli pezzi e non si usavano le posate, solo cucchiai erano impiegati per le farinate e le salse. I cibi erano serviti dai camerieri, non si poteva litigare durante il pasto ed era raccomandato di assumere i cibi con la punta delle dita, non sporcandosi la faccia con le mani bisunte. Serviamo proprio noi in mensa!
Già, già, a parte infilare le dita nel cibo, avere una faccia strabisunta e litigare e urlare in continuazione. Basta, basta! Professoressa Buone Maniere, com'era la sala da pranzo? La sala da pranzo accoglieva 3 letti triclinari, da 3 posti ciascuno, addossate alle pareti con un tavolo quadrato al centro. I posti sono separati da cuscini, posto sotto una coperta. C'era un tavolo per il vino e una piccola credenza. Le tavole sono ricoperte da una tovaglia, c'è sempre la saliera, l'ampolla dell'aceto e uno scacciamosche. La sala è illuminata da lucerne e candelabri, profumata con bruciaprofumi e vi sono vasi di fiori freschi. I domestici sono schiavi che svolgono incarichi diversi. Era proprio così e tutto era quasi pronto. Avevo già dato gli incarichi ai servi e in cucina era già stato predisposto il menù. Il menù? La cosa si fa interessante. Ci dica, professor Masterchef, che cosa mangiavano di buono i romani? L'acqua detta Augustea, già prima della nascita di Cristo, che Roma, allargati i suoi confini, conoscerà una serie di prodotti che porterà Plinio a dire che Roma conobbe tutto quanto la terra produce di bello e di buono. E questo è il momento nel quale si passa ad un aspetto culturale dell'alimentazione, abbandonando i cibi per i sapori. Nell'antica Roma si organizzavano fastosi banchetti con pietanze ricchissime e complicatissime. Una delle pietanze predilette dell'imperatore Vitellio era un composto di cervelli di pavoni con lingue di fenicotteri e latigini di murene, oppure quadrupedi preparati interi con elaborate farciture. Ma come si fa a mangiare queste schifezze? I romani facevano 3 pasti principali, la colazione al primo mattino, la colazione di mezzogiorno e la cena alla sera. Al mattino si mangiavano i resti della sera con pane intinto nel vino, olive, uovo, formaggio. Ai bambini era riservato il latte accompagnato da panetti freschi, dolci o salati, spesso acquistati sulla strada. A mezzogiorno si consumava uno spuntino, spesso portato da casa o acquistato nelle taverne. La cena era costituita da un piatto unico, se consumata a casa da soli, oppure si trasformava in un'occasione di riunione tra amici, il convivium. E in questo caso aveva almeno 3 portate. Si apriva con stuzzicanti antipasti, con uova, frutti di mare e verdure accompagnate da vino mielato. C'erano poi piatti di carne, pesce, arrosti di cacciagione e altri cibi ricercati. La conclusione del pasto erano dolci o frutta fresca o secca. Il vino era presente in tutte le portate e veniva servito in continuazione dagli schiavi. Molto bene, gentile Cornelia, ci stava dicendo che era impegnata nella preparazione del suo convivium. Quindi? Mancavano pochi giorni alla festa, quando la mia schiava, detta alla cucina, mi ha avvisato che il garum era finito. Era un disastro, perché l'imperatore non avrebbe mangiato nulla senza il garum. Rischiavo di mandare all'aria la festa. Sono corsa quindi da Massimo Valerio, il bottegaio che vendeva garum, per ordinarne un'anfora. Ah, oh gentile Cornelia, sto aspettando la nave olearia che trasporta il mio carico di garum. Purtroppo l'ho finito e devo aspettare fino a domani l'arrivo in porto della nave. Domani mi recai nuovamente da Massimo Valerio, ma lui mi disse che la nave non era arrivata in porto e di lei non c'era alcuna notizia. Non era stata ancora vista al porto di Napoli. Sarebbe stato impossibile per me attendere oltre. Quindi disperata mi recai verso casa. Ave carissima Cornelia, come vanno i preparativi per la festa? Ti vedo molto preoccupata. Carissima Silvia Antonina, Massimo Valerio ha terminato il garum e della nave che lo doveva rifornire non si hanno alcune notizie. Oh, ma è un disastro! Ti consiglio di mandare uno schiavo a Napoli, alla bottega di Todosio, che è dei fornitori del luogo. Corso a caso ho affidato al mio schiavo Simone il compito di correre fino a Napoli per acquistare un'anfora di garum, pagandola tutti gli sesterzi che Teodosio avrebbe chiesto. Gli ho dato il cavallo più veloce e lui ha percorso la via Appia come il vento, portandomi il garum in tempo per il banchetto. Tutto è bene quel che finisce bene, ma qualcuno mi toglie una curiosità. Cos'è il garum? Pesce grasso come sardine e sgombri, cui vanno aggiunti in porzione di 1/3
interiora di pesci vari. Bisogna avere a disposizione una vasca ben impecciata dalla capacità di una trentina di litri. Sul fondo della stessa vasca fare un altro strato di erbe aromatiche disseccate dal sapore forte, come aneto, coriandolo, finocchio, sedano, menta, pepe, zafferano e origano. Su questo fondo disporre l'interiore di pesci piccoli interi, mentre quelli più grandi, più grossi vanno tagliati a pezzetti sopra. Si stende uno strato di sale alto due dita. Ripetere gli strati fino all'orlo del recipiente. Lasciare riposare al sole per 7 giorni. Per altri 20 giorni mescolare sovente. Alla fine si ottiene un liquido piuttosto denso che appunto il garum. Esso si conserverà a lungo.